Per me il pane è prima del grano, prima della terra, è ancora prima di tutto, e il pane è un po' un altro mondo, secondo me, per me. Ovvero, io sono abituato a viverlo alla notte il pane, e la mia testa, mentre faccio il pane, vaga e pensa. E questo vagare e pensare vuol dire essere un po' da un'altra parte. E poi il bello è prenderlo e rimetterlo nella terra, ricercare il grano, andare indietro sul pane, ma soprattutto per me è fantasia, è la testa che va per i fatti suoi. Va a cercare le emozioni, va a cercare le cose e intanto lavora. E poi durante il giorno invece c'è la ricerca, è cercare i grani, provarne dei diversi, cercare il mulino e sentirne il profumo e cercare questi profumi, ricercarli dopo dentro il pane, questo è.